Ciao a tutti da Parafranza e benvenuti. Settimana scorsa ci siamo lasciati con l'unboxing di questo coltellino molto particolare, questo coltellino tattico molto piccolo, e sinceramente non ho ancora capito molto bene l'utilizzo, perché con una lama così piccola ci puoi fare ben poche cose. Ve lo faccio rivedere un'ultimissima volta. Ecco la lama col seghettino, aveva un pezzo unico in acciaio e la gomma come manico. Qua abbiamo il suo fodero e questa è la clip. Cos'è il sistema molle? Non so come si pronunci, se è molle, molle o cose del genere. Praticamente avete presente gli zaini militari? Questi qua che vedete in sovraimpressione? Ecco perché questa clip è possibile agganciarla alle fascette che ci sono su quegli zaini, alle fibbie. Ma come vedrete fra poco, si può tranquillamente mettere su qualsiasi tipo di zaino. Prima di fare la prova taglio vado a prendere il mio zaino da montagna, così prendiamo una fibbia qualsiasi e gliela montiamo sopra. Ecco qua il mio zaino da montagna, ovviamente vuoto, spero si riesca a vedere. Ecco qui, perfetto. Cosa bisogna fare? Aprire la clip. Epic fail, partita via. Apriamo senza farla partire nell'universo, ok. Prendiamo il coltellino, andiamo a incastrarlo nella prima parte del fodero, ecco qua, e prendiamo l'altro gancetto che va fatto passare qua. Ecco, bisogna stare attenti a la fibbia che non si incastri tra i due pezzi, ed ecco qua il coltellino che è perfettamente fissato, non si toglie neanche se tirate, proprio, e potete tranquillamente toglierlo e utilizzarlo. Andiamo alla prova di taglio. Ecco, sono andato a recuperare due fogli, un cartoncino da una scatola di merendina. Mi raccomando, non sprecate la carta. Io infatti tutto quello che sto usando qua lo riutilizzo. E andiamo a fare la prova di taglio del nostro fantastico coltellino. Proviamo prima con la carta. E qua sono sicuro che avremo molti problemi, perché la lama è abbastanza spessa e per un foglio di carta non va bene. Non riusciamo neanche a tagliarlo. Proviamo col seghetto. Vabbè, il seghetto è scontato che funzioni, però come vedete riusciamo soltanto a strapparlo. Proviamo la punta. Neanche la punta riesce a fare molto. Diciamo che col foglio è meglio lasciar perdere. Abbiamo un cartoncino abbastanza spesso. Proviamo a vedere se almeno questo riusciamo a tagliarlo. Beh, qualcosa si riesce a fare. Ecco qua il seghetto già ha qualche senso, un po' più senso, però sinceramente non capisco molto l'utilità di questo coltellino. Io probabilmente lo terrò soltanto come oggetto di collezione. Infatti, non è che sia proprio il massimo tagliare con queste cose. E anche per questo video siamo giunti al termine. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di lasciare un bel like a questo video, di commentare, così mi fate capire se questo coltellino vi piace, se ce l'avete anche voi, voi a cosa lo usereste o a cosa lo usate. Di seguirmi sulla mia pagina Facebook ed Instagram. Tutti i link li trovate qua sotto in descrizione. Vi ricordo l'ultimissima cosa di attivare le notifiche al mio canale, così rimarrete sempre aggiornati sulle mie attività. Ci vediamo alla prossima, grazie!